fine. Marotta. Bene, dunque riprendiamo. Nel nostro dipartimento e nella nostra facoltà di filologia siamo veramente onorati di ricevere Liliana Cavani, che come ho detto già questa mattina quando abbiamo inaugurato ha accettato di stare con noi oggi e alla quale ringraziamo vivissimamente che sia venuta. Non la devo presentare, sembra assolutamente inutile, in ogni modo fatemi dire solo due parole minime. Tutti conoscete la sua opera. Lei ha iniziato con un film molto, molto bellissimo che, se non avete visto, veramente vi consiglio, Francesco d'Assisi, 1966. Altri tanti film, sono, vi dirò, tre minimo. 1974, Il portiere di notte, che vedremo poi alle tre. Ci sarà la proiezione del film. 1977, Al di là del bene e del male, non potevo saltarlo perché è un film che io adoro. E 2002, per arrivare ai nostri giorni, Ridley's Game. Oltre a questo e a un numero immenso di altre opere, ha anche fatto la Traviata, l'opera La Traviata, diretta da Muti, e si è occupata anche, come è stato già detto, di Cavalleria Rusticana, oltre ad altre, tante altre opere. La ringraziamo veramente per la sua opera. Thank you.
sole, arriva sempre intorno a sta lettera. Insomma, lentamente da tutto che non era nel settore. E dopo così, due o tre settimane di pensamento, eccetera, ho espresso questa cosa a una persona che mi sta molto vicino, ho detto io devo cambiare così, e insomma sono finita, ho voluto tornare a fare le lettere classiche. E mi sono diventata un storia della lingua, in filologia linguistica, quindi ero molto attenta alla filologa che mi ha preceduto, perché è una dinamica che in qualche modo io ho affrontato, eccetera, con delle varianti. Una cosa che mi ha interessato molto è la storia della lingua, la storia delle lingue ci racconta tante cose, la storia della lingua italiana è stupenda, è meravigliosa, meravigliosa che ci sia, perché noi abbiamo un paese che è stato invaso a destra dal nord, dall'est e dall'ovest, compresa la Spagna ovviamente, dall'ovest, e quindi però si è salvata perché la sua origine e la sua letteratura è anche la letteratura latina, che è importante. Non sapete quanto è importante la storia di Roma, e soprattutto leggere i filosofi e i politici di Roma, perché comprendiamo molto meglio il presente. Insomma, mi sono trovata molto bene, perché era biennale storia, letteratura romana, ed era biennale letteratura greca, e anche lì c'era molto molto da imparare, da capire. E tanto per me se uno mette nella valigia le cose che gli servono più nella vita, gli serve la trama, ma per me erano la cultura greca e latina, e mi è servita moltissimo sempre, tuttora, perché ho imparato delle cose e forse questo professore è riuscito a trasmetterle, o comunque ne ho letto anche molto. E come dire, conoscere la storia a fondo ci aiuta nel presente. È una delle cose che io accuso la politica del mio paese, è di trascurare troppo, in maniera insopportabile, la cultura scolastica. Ecco, cioè investire in cultura, investire nelle scuole, per me è la cosa fondamentale che un paese non si possa fare, è la cosa più importante, e su questo sono molto critica sulla politica italiana degli ultimi vent'anni, ecco, compreso il presente. Quindi questo, ecco, come premessa. Comunque io poi da lì sono andata a Roma a frequentare il centro sperimentale di cinematografia, e poi ho vinto un concorso alla RAI, e l'ho vinto grazie al fatto che avevo letto un libro e l'avevamo letto in pochi, perché andavamo la sera lì, io c'era, eravamo 11.000 per 30 posti, ci voleva la laurea, ma poi il tema era la visione del teatro di Goethe del Wilhelmmeister, che lui scrive un trattato, Goethe. E io per caso l'avevo letto comprando in una bancarella su una edizione un po' poverissima, la Bur, e l'avevo letto così in treno, tanto io da noi non mi garantisco, però l'avevo letto. Bene, il tema verteva sulla visione del teatro di Goethe nel Wilhelmmeister. Allora, a quel punto, a Roma eravamo 11.000, in Italia, a Roma eravamo 2.000, al Palazzo dei Congressi, tanti tali. Ricordo alcuni rumori di quelli che hanno buttato giù la penna e che si sono preparati ad uscire, saremmo rimasti in 100, perché era una grossa selezione. E io mi sono stata fortunata, molto, è stata una fortuna, almeno l'avevo letto, mi piacesse o no, potevo parlare. E quindi questo mi ha permesso di essere tra i 180 dell'orale. E allora poi sono stata ammessa. Questo concorso era per funzionare di alto, non so che, di alto livello.
che avrebbero dovuto aspettare poi di genio nel futuro, sempre via via. Ecco, insomma, nel precedente concorso, per dire, si era presentato Eco, che è stato ammesso, è stato un po' di anni, Umberto Eco è stato un po' di anni lì, e poi è uscito e ha fatto la sua carriera universitaria con Roma. Beh, ma io rifiutai il contratto perché io volevo fare la regista, non volevo fare occuparmi di teorie, di cose d'altro genere. Però nella commissione evidentemente era così, c'era lo stimolo di usarmi questi 30 in qualche modo. Ora va bene, non prendo il contratto, però io ho detto voglio fare la regista, mi hanno mandato a fare l'aiuto regista di Nelo Risi, che faceva dei documentari. Insomma, ho cominciato così, questo è stato l'inizio. Però potevo anche diventare una filologa di letteratura italiana, come ho sentito con piacere prima questa professoressa che ha parlato molto bene, in maniera molto interessante, del verismo di Verga e così via. Ecco, questo è stato l'inizio. Poi però nel 66 hai fatto Francesco, che era pensato per come film televisivo. Francesco era nato perché c'era Guglielmi, un altro è entrato in quel famoso concorso, ma quello di prima, quello di Eco, doveva per la celebrazione del 4 ottobre, che è il giorno di San Francesco in Italia, il santo patrono, doveva fare qualche cosa. E diciamo che eravamo tutte persone molto piuttosto ate, ecco, e quindi si poneva un problema. Ma dice, fai recitare, dice, poi Giorgio De Lullo, che si legge il Cantico dei Cantici, così, cioè, non il Canto dei Cantici, cioè, si legge il Canto delle Creature, cioè, così, senti, ma questo a me non mi va di fatto. No. E allora poi, però sono andata a leggere un libro di Francesco, perché lo conoscevo poco. E conoscevo per via della letteratura il suo Cantico delle Creature, che è bellissimo, e attraverso Dante Alighieri, perché c'è, cioè, canto che sia il 17esimo, 18esimo, così, del paradiso, dove parla solo Dante, è un grande, un grandissimo, e se lo dice lui che è un grande santo Francesco, ci possiamo credere in un modo. Allora sono andata a leggere un libro scritto da un medievista svizzero che insegnava in università svizzera, e pubblicato nel 1896, si chiama Paul Sabatier. Il libro era l'Indice, però insomma, si trovava lo stesso nelle biblioteche. L'ho letto e mi sono entusiasmata, perché se quello era Francesco, era incredibile, era una cosa pazzesca, modernissima, doveva essere il sogno del presente, del futuro. E sono andata ad Angelo, dico: Angelo, facciamo un film qualunque su questa, dico, è un libro di formazione, un testo proprio di formazione di un giovane che diventa un grande, capito? E ha detto: ma ci sono i soldi, io ho un preventivo, insomma, non mi ricordo più che cosa. E dice, però è stato immogliato, perché Angelo Guglielmi è notorio che è piuttosto intelligente. E dice: ho conosciuto uno che vuol fare il produttore, un genovese, dice: andiamo a mangiare una pizza insieme, vediamo che succede. Allora, da quella serata lì che era, è uscito, insomma, la possibilità di fare il film. C'erano allora 30 milioni, direi, a oggi sembra chissà che, ma potrebbe essere il corrispettivo di 300.000 euro, meno, forse meno, 200.000, qualcosa del genere, non c'è parametro preciso, eccetera. Sta di fatto che il film lo facemmo, però il problema era quel Francesco lì, come io l'ho raccontato, era trasmetterlo. E ci fu una proiezione con il direttore generale della RAI, Bernabei, con alcuni suoi consulenti, facciamo la proiezione e dice: ma io non posso trasmettere perché non è Francesco. Era presente, curiosamente, veramente, era presente.
certo Monsignor Angelicchio, che era il responsabile dell'ufficio dei media, che per la lei, essendo cattolico, se era lei era portato, capito? E questo dice, ma perché? Rispondo io per questo. Insomma, va in onda, ha molto successo, ci sono delle vertenze in Parlamento perché alcuni ex fascisti si alzano e dicono il patrono d'Italia non può avere la faccia di quello lì, di quella roba lì, che insomma era, perché bisogna anche entrare nell'idea del cinema giovanile d'allora, che era, non era fatto di divi, era fatto di nuove scoperte, di attori anche, capito? E poi morale della favola, sì, faccio questo film. Lucaster, sì. E faccio questo film e ha molto successo, anche se tante riserve da parte anche della Chiesa, eccetera, per cui sto Monsignor Angelicchio poi nel tempo perde il posto, e lo mandano in periferia dove va benissimo, perché è l'imposta delle scuole di mestieri della periferia, per cui è tirato su tutta una zona che qui la periferia di Roma. Morale della favola, allora non c'era, almeno al Festival di Venezia non c'era la sezione dei giovani, però allora 3-4 critici hanno l'idea di invitare il mio Francesco là, perché era un film, non era un telefilm, era un film, l'aveva girato tutto in esterno, eccetera, cioè era un normale film come lo concepivo io in quel momento, e quindi è stato invitato a Venezia, e insieme al film di Rossellini, Roberto Rossellini, si dà il caso che aveva fatto la Prédo Pouvoir di Louis XIV, che era tutto girato a mano, come il mio Francesco. Ma io avevo fatto il mio Francesco tutto girato a mano, perché per semplificare i costi e anche per attualizzarlo, l'ho fatto come se fossi stata una giornalista dell'epoca di Francesco, che assisteva a questo fenomeno di questo ragazzo che va in giro raccontando una nuova filosofia della vita, la creazione di Dio è meravigliosa, gli uomini e le donne sono meravigliosi, gli uccelli, i pesci, tutto, cioè una visione del mondo del tutto diversa, come una creazione che si ricrea continuamente e quindi che tutte le generazioni possono ricominciare da capo, possono esplorare da capo un mondo come fosse loro creato un giorno prima, e quindi far parte di questa creazione così importante. Morale, mi è venuto fuori un personaggio, Francesco, che corrispondeva a quello che stava nascendo allora, perché allora cominciano i beatnik, no? Comincia tutto questo periodo, che poi nel 68, io il film che va a Venezia nel 66, nel 68 c'è quella grande annata in America, come si chiama? Che si aspettavano che ci fossero 30.000 persone o 700.000 a Busto. Ah, sì, certo. Che cominciano le grandi annate dei giovani, capito? Cioè era, e quindi era su questa linea, e da questo, diciamo, il suo successo era stato apprezzato dai primi critici, così che l'hanno come una versione nuova, non il santo solo che dice che parla col lupo, ma che parla con le persone e dice siamo tutti fratelli, ecco. E questa fraternitas per me fu una grande scoperta, perché ho detto ma caspita, la rivoluzione francese fa fraternité, égalité e liberté. E questo sembra nuovo della rivoluzione francese, insomma, solo che l'ha preceduta di parecchi secoli. E ho capito anche il grande silenzio su Francesco fatto di secoli, perché è vero che Dante gli dedica tanto, ma però dopo ci sono stati secoli bui, e viene riscoperto in realtà nel XX secolo, devo dire anche con la mia collaborazione, perché non hai idea i libri poi che si sono susseguiti su Francesco in versioni diverse.
No, dicevo che se puoi raccontare il fatto che hanno chiesto all'attuale pontefice, Papa Bergoglio, Francesco, hanno chiesto quale fosse il film che preferiva su San Francesco e ha citato